votare, facciamo noi. Allora, richiamiamo l'orchestra al completo, con la ritmica, organizziamoci e invitiamo proprio qua a schierarsi tutti quanti i solisti con Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana, vieni Walter, Fiorenzo Tassinari, Marco Tagliavini, prepariamoci a scaldare i motori. Allora, ci siamo. Voi ragazzi, non ha mollato una persona. Grazie veramente, siete stati fantastici stasera, una passione incredibile. Bella, 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 bella. Marco, dove sei? Dove sono Marco? Il genovese lo portiamo di qua allora. Vieni qua, Marco, vieni qua. Allora, bene, 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 bene. Cominciamo con Amarcord. Enrico Milli con la fisarmonica è pronto anche lui, che butterà su anche lui qualche nota in qualche pezzo. Cominciamo con il valzer. Cominciamo con il valzer. Con il valzer. Con il valzer. Lo comincio io. Prendo il clarinetto. Facciamo la nostra bella solita girata. Solita girata con in bocca al lupo Loredana con le fisarmoniche, Non c'è pace e il re del sax, non lo so, se vuoi fare, fate insieme Non c'è pace voi due, va bene, tanto per scaldarci, così carburiamo, via, parto io.
parliamo di polka, cicogna, on do, on do, tre, thank you.
Bellissima, 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 bellissima. Allora, il battagliero, poi succede che nel 92 Fiorenzo Taschinari scrive la Polchissima. Lui dice sempre insieme a me, però diciamo le cose come stanno, l'arrangiamento, diciamo lo sviluppo l'ho realizzato io, ma il brano l'ha scritto lui, nel senso che insomma mi ha fatto quattro mani, ma le sue erano molto più grosse delle mie, erano molto più importanti. però insomma insieme abbiamo fatto tante cose, riuscivamo a integrare bene tante situazioni, scritture di pezzi veramente che hanno segnato nello stile, tipo anche Talita, opera soprattutto, ecco, dei classici veramente che tra l'altro vi anticipo nel repertorio invernale faranno parte di questa, della nuova scaletta degli spettacoli su Coraggio con la Vita. Dicevo, nel 92 arriva la Polchissima. Prima di fare la Polchissima, che non la suonerai tu? Non la suonerai tu, no. No. Io ho abbandonato una sera, ciccai due note, ho detto è venuto il momento di non smettere. Suonarla più. No, perché è un po' l'età, sai. Non la suoni più, vabbè, non no, la cioè, no, fa delle scelte. Ci sono un sacco di problemi e poi, cioè, questa puoi abbandonare, ho tanti arretrati a casa che invece devo adempiere, devo recuperare le forze. Quindi quando avrai recuperato quelli che hai perso a casa rifarai la Polchissima. Però non ti preoccupare, c'è chi la suonerà stasera. Chi? Al momento giusto. Mia moglie. Non è tua moglie. Però ti chiedo una cosa, perché assieme alla Polchissima in quel periodo più o meno arriva un altro brano che Marco mi può dar ragione, che aveva una particolarità nell'esecuzione, era Accademia, una mazurka che aveva uno stile nuovo nello scrivere e nell'eseguire. E quindi adesso ascoltiamo questa Accademia dal sax di Fiorenzo Taschinari, magari fa qualche nota con te anche Marco, perché Marco non so un po' che non le suona queste cose. va bene, ma lui le sa quasi tutte, tutte non oserei dirlo, ma quasi sì, va bene. Allora, ecco qua, Accademia, Fiorenzo Taschinari. Thank you.